Ciao, sono la dottoressa Federica Barbaglia e lavoro come archeologa presso il Museo di Legnano Guido Sutermeister. Dall'Alpi a Sicilia, dovunque Legnano. Ma a che cosa si riferisce questo verso del nostro inno nazionale? Dovete sapere che i comuni lombardi nel Medioevo avevano ottenuto molte libertà, ma erano comunque sudditi dell'impero germanico. Da molto tempo, però, gli imperatori non si occupavano di loro. Perciò, questi comuni si comportavano come se fossero indipendenti, arrivando al punto di coniare le proprie monete. Ma nel 1152 salì sul trono Federico Barbarossa, che voleva far rispettare nei suoi territori l'autorità imperiale. Così, quando i rappresentanti di Lodi si lamentarono per le prepotenze della città di Milano, Federico inviò nella città un suo ambasciatore, ordinando al comune di prestargli obbedienza. I milanesi risposero stracciando la lettera imperiale. Allora, l'imperatore dispose che ogni città si insediasse un governatore di nomina imperiale, proibendo qualsiasi altra forma di organizzazione politica. Papa Alessandro III si schierò con i comuni. L'imperatore reagì nominando un antipapa e distrusse Crema e Milano. Dopo questi episodi, molti comuni veneti e lombardi strinsero un patto di alleanza militare, il giuramento di Pontida, e costituirono la Lega Lombarda, a cui aderì anche il Papa. Lo scontro decisivo con il Barbarossa avvenne il 29 maggio 1176 nei territori di Legnano. Le truppe imperiali vennero duramente sconfitte e lo stesso imperatore rischiò di morire nella mischia. Dopo la battaglia trascorsero altri 7 anni di ostilità prima che l'imperatore si decidesse a firmare un accordo con i comuni. La pace di Costanza riconobbe formalmente la sovranità dell'imperatore, pur lasciando una larghissima autonomia ai componenti della Lega. Avete capito? Con l'unione si può sconfiggere un nemico molto più grande e potente di noi. Se questo video vi ha incuriosito, vi aspetto al Museo di Legnano, Guido Sutermeister. Ciao!